Benvenuti a tutti, sono Katia Casessola, una guida turistica e sono molto felice di partecipare oggi a questo challenge organizzato dall'associazione Sinopie Roma, Culture in Balcone. E sono sul mio balcone e da qui, grazie al binocolo, riesco a vedere uno spicchio di Villa Panfili. Villa Panfili è una grande villa storica che si trova appunto in questo quartiere a Montenegro. Dovete immaginare 184 ettari di parco aperto al pubblico. Il parco è diventato pubblico nel 1971. Prima di allora apparteneva alla famiglia Panfili. Tutto inizia nel 1644. Che cosa succede nel 1644? Il cardinale Giovan Battista Panfili diventa papa con il nome di Innocenzo X e da quel momento una piccola vigna che si trovava proprio qui, che apparteneva alla famiglia, diventa poi sempre più grande con l'acquisto di ben 46 proprietà limitrofe che poi costituiscono la villa come la conosciamo oggi. All'interno della villa è stato costruito anche questo edificio che si chiama il Casino del Bel Respiro o anche detto dell'Algardi, dal nome dell'architetto scultore bolognese a cui fu affidato il progetto finale. Ed ecco che il Casino del Bel Respiro diventa il cuore di tutta la tenuta, perché è lì che si svolgono i grandi ricevimenti, le feste, diventa un po' come la vetrina della famiglia. Un evento particolare si svolge all'interno di questa villa storica e siamo nel 1849. Le truppe garibaldine dovranno affrontare le truppe francesi in difesa della Repubblica Romana e pare che gli scontri furono violentissimi. Un altro evento importante è stato il taglio della proprietà in due. Nel corso dei giochi olimpici, sono svolti a Roma nel 1960, praticamente è stata costruita una grande arteria che si chiama la Via Olimpica che ha tagliato in due la proprietà. Ma fortunatamente di recente è stato costruito un ponte passerella che permette adesso di praticamente passare dalla parte più storica all'antica tenuta agricola attraverso questa passerella e senza quindi incontrare macchine o motori. Curiosità, all'interno della Villa Panfili c'è una cappella funeraria ed è ancora di proprietà dei Panfili. È stata costruita alla fine dell'Ottocento ed è di stile neogotico romanico. La grande notizia è che lunedì 4 maggio Villa Panfili sarà riaperta al pubblico e non vedo l'ora di andarci di persona.